mi alzo anch'io. Ci alziamo tutti. No, lei no, sta seduta. Aspetta. Io però, se lei me lo permette, posso chiamarla Liliana, perché mi viene, per le do del lei, ma mi viene più naturale che chiamarla senatrice. Benissimo, mi sento io, più. Io come la devo chiamare? No, beh, mi può anche non, mi può anche non chiamarmi, insomma. Sono... No, se lei mi chiama Liliana. Mi chiami Massimo. Mi chiami Massimo. Massimo. Allora, io vorrei partire da quel famoso 19 gennaio 2018 in cui il presidente Mattarella la nomina senatrice a vita. Ecco, in quel momento ha pensato che fosse un premio oppure che fosse una specie di risarcimento? Beh, è difficile rispondere a questa domanda perché io prima di tutto, quando una segretaria del nostro carissimo presidente mi ha telefonato mettendomi in contatto con Quirinale, credevo di essere su Scherzi a Parte perché non immaginavo di entrare nella rosa di quelli che vengono chiamati dal Presidente della Repubblica. E poi quando invece l'ho incontrato, non so neanch'io esattamente che cosa ho pensato. So che lui mi ha chiesto cosa pensa lei, signora, in questo momento. E io gli ho detto, Presidente, io... ho 88 anni, perché era l'anno scorso, adesso ce n'ho 89. E, però, dico, dentro di me sono sempre quella bambina di 8 anni che è stata espulsa dalla scuola. Quella stessa bambina italiana che teneva la scuola e che quando ha trovato le porte sbarrate è diventata invisibile per il mondo intorno. E che 80 anni dopo quella stessa persona diventata vecchia, sempre nella sua Italia, viene chiamata addirittura a diventare senatrice a vita. Non so rispondere. Ma già risposto alla tua domanda. Benissimo. Stiamo parlando della sua infanzia. Si ricorda quando è stata la prima volta che ha incontrato l'odio, cioè che qualcuno si è accorta che c'era qualcuno che la odiava per il fatto stesso che lei esistesse? Ma io ero una bambina molto ingenua, molto, molto sciocchina, molto viziata e francamente non avevo capito poi allora nelle famiglie. Non è come adesso che i bambini vengono tenuti al corrente, anzi addirittura ci si consiglia coi bambini su quello che si deve fare o no. Io ero una bambina tenuta all'oscuro di quello che succedeva ed è stato proprio quel momento in cui mio papà mi ha dovuto dire che ero stata espulsa dalla scuola per la colpa di essere nata, che mi si è aperto una voragine e che ho capito che stava succedendo qualche cosa più grande di me. Quello è stato il momento. So che eravamo a tavola e mi ricordo le facce dei miei nonni e di mio papà per cercare di farmi capire e io ho cominciato con quel perché ancora non mi sono data la risposta. Okay. Anch'io ho un perché da chiedere. Cioè... poi parleremo della campagna d'odio appunto che è stata fatta nei suoi confronti in questi due anni, in questi ultimi giorni in particolare. Ma che differenza c'è, se c'è, fra gli odiatori di allora e quelli di oggi? A parte il diverso strumento tecnologico, adesso c'è internet, allora non c'era. Ma guardi, io degli odiatori di allora ho visto come dalle parole si sia passati ai fatti. Dei fatti talmente tragici, per me personalmente, per tutti quegli altri che come me hanno dovuto sopportare deportazione, tutto quello che ha voluto dire essere in un campo di sterminio dove l'odio veniva manifestato in ogni mossa, in ogni parola che ci veniva rivolta. Quindi io sull'odio mi sono
Mi sono formata, sono diventata grande nella solitudine assoluta di Auschwitz. Ma ci si crea una difesa, ci si crea una specie di scudo, no? La Oppure no? lo scudo alla difesa e la difesa nei confronti dell'odio hanno una sola parola, visto che qui parliamo di parole, amore. Se io non fossi arrivata a quel cancello, a quel traguardo terribile dove sono arrivata, non avessi avuto amore così tanto prima nella mia vita, non so se avrei resistito. E quindi l'unica barriera contro l'odio è l'amore, prima, dopo. Ma quando lei mi chiede che differenza c'è tra gli odiatori di allora e di oggi, gli odiatori sono odiatori e sono persone che sicuramente per essere arrivati ad essere odiatori, beh, devono avere un percorso molto terribile dentro di loro, perché se no bisogna guardarsi uno con l'altro come fratelli. Se già si parte con l'odio, partire con l'odio a prescindere da quello che ha fatto l'altro che tu odi, ma mi sembra che sia un problema molto grosso degli odiatori. Senta, Liliana, lei ha, diciamo così, il marchio dell'odio ce l'ha impresso inevitabilmente dentro di sé perché l'ha vissuto tutta la vita, ma ce l'ha impresso anche sulla sua carne perché è quel famigerato numero 75.190 Sì, sul mio braccio di sinistro. Auschwitz. Ecco, io non le chiedo di farlo vedere perché so che non lo fa mai vedere e capisco che è una sua No, cosa. quando è estate sto con le maniche corte, ma non è che sia un Invece io le oggetto. chiedo un'altra cosa, mai pensato invece di, visto che oggi sa con i tatuaggi no, fanno tutto, ma ha mai pensato di toglierselo, di mettersi coprirlo? Assolutamente. Quel numero io lo porto con grande onore perché è la vergogna di chi l'ha fatto. Perché persone odiate per la colpa d'esternate che non avevano più diritto al loro nome, che il nome per ognuno di noi è qualcosa di importante, E l'identità, sì. e diventa un numero. E poi non solo, il numero serve in quella numerazione per sapere quanti stücke, quanti pezzi c'erano. Perché ogni essere umano è un pezzo in quel Sì, momento, sono schiavi, quindi non sono sono. stata un pezzo, sì. E uno dice, no, mi rivolgo anche ai tanti ragazzi che ci staranno ascoltando, ne abbiamo anche qua in studio, uno Sì, pensa, ma sarà ragazzi cosa di una volta. No? Ecco, io meravigliosi. le dico, ieri in Germania, Dresda, la città di Dresda, il consiglio comunale con un'iniziativa che non ha precedenti in questi ultimi 70 anni, ha deliberato lo stato di emergenza per il nazismo, dicendo, siamo diventati la città dei raduni neonazisti, degli attacchi incendiari alle moschee e delle conferenze che negano l'Olocausto. Ecco, io le chiedo, ma è banale dire la storia ripete se stessa perché non si ripete mai esattamente, però è indubbio che oggi c'è un malessere economico che trova immediatamente come sfogo, quasi proprio come allora, la ricerca di un capro espiatorio. Beh, da un lato sicuramente questo, perché Repubblica di Weimar e tutto quello che abbiamo studiato sulla nascita del nazismo, ma io mi rifaccio al mio grande maestro Primo Levi, il quale più di una volta ha detto e ha scritto che i nostri assassini ci dicevano: voi morirete tutti. Ma se per caso uno di voi sarà, per caso tornerà vivo e racconterà, nessuno gli crederà. E questa è stata una terribile cosa che è capitato a molti di noi tornando e che solo così, con i negazionisti che si sono esibiti subito alla fine della guerra, è una condanna che è capitata a molti di noi, di Cioè non essere creduti. non essere creduti, soprattutto di non essere ascoltati. Dopo la guerra basta di raccontare queste tristezze, infatti, salvo Primo Levi e pochi altri eletti, soprattutto intellettuali di grande importanza,
Ma quelli come me, che erano delle ragazze stupide, sciocche, a cui era capitata una cosa del genere, abbiamo taciuto per anni. Io personalmente ho taciuto 45 anni, sono diventata una testimone a 60 anni. E cos'è successo a 60 anni per convincerla a cambiare atteggiamento? È stata la mia vita, è stata la vita che... Per fortuna, molto presto, quando avevo 18 anni, quindi freschissima, io sono tornata che non avevo ancora 15, ho vissuto qualche anno disperatamente. E poi a 18 anni invece ho incontrato quell'uomo che poi è stato il mio compagno di vita tutta la vita. E quando sono diventata nonna, a 60 anni, dopo aver taciuto 45, ho capito che io non avevo fatto il mio dovere e che mi sentivo in grado a quel punto di rivolgermi ai ragazzi, ormai 200-300 mila che ho incontrato in questi 30 anni, senza mai usare la parola odio. Mai. Che si fa. E la parola odio la usiamo adesso per ricordare che invece mercoledì il Senato ha approvato la sua mozione per l'istituzione di una commissione parlamentare contro l'odio razziale e l'antisemitismo. E ci sono state 98 astensioni, l'intero centrodestra, che non ha, anche nel momento dell'applauso finale, sono rimasti a braccia conserte, ed è un'immagine davvero che ha lasciato tutti così basiti. Volevo sapere lei come si è sentita, perché lei era lì in quel momento, quindi l'ha vissuta Una proprio marziana in Senato. come Flaiano, Marziano a Roma. Sì, devo dire che arrivata così tardi in Senato e lontanissima dalle manovre politiche, tutto quello che succede nei palazzi, a me sembrava che una mozione contro l'odio dovesse assolutamente essere accettata da tutti, perché non era verso l'odio di qualcuno, verso l'odio. Mi sembrava che una mozione contro l'odio generalizzato, che tutti noi ci accorgiamo, che dalle parole ormai non si sfugge più, dovesse essere una questione di etica, di morale, di coscienza di ognuno e non di rappresentazioni immaginarie di qualche secondo Ecco, ma fine. lei che idea si è fatta? Cioè, so che alcune di queste persone che non hanno votato le hanno anche telefonato per spiegarsi. Sì, mi ha Che idea si è telefonato fatta? anche a Giorgia Meloni dicendo: sa, noi siamo molto per la famiglia. Sì, ma io che ho stata 60 anni con lo stesso marito e che Diciamo, sono contro la famiglia. la E poi parola smesso non è molto. sono talmente italiana, io e milanese da generazioni, che non potrei mai, non lo so, vedermi in un altro posto che non sia la mia Milano. Quindi non, certo che un nazionalismo aggressivo non mi Ecco, piace. esatto, hanno contestato questa espressione, nazionalismo aggressivo, dicendo se, con questa mozione vuol dire che se domani uno va per strada e dice viva l'Italia, potrebbe. Beh, Ecco, insomma. a me sembra un po' difficile. Cosa vuol dire nazionalismo aggressivo? Ma domandiamolo a questi che hanno preso nazionalismo aggressivo. Non so, io sono rimasta in quel momento al Senato. Come posso dire, così stupita, perché so, ormai vado qualche volta in Senato e so che generalmente si obbedisce ai capigruppo, però mi sembrava che una cosa che non riguardava un Sì. odio, ma l'odio, dovesse essere approvata, anzi, sembrava che sarebbe stata una bella Mi cosa che sembrava fatta tutti. apposta per mettere tutti d'accordo, invece. Sì, mi sembrava, ma non è stato così, anche se, devo dire, tutti i servizi televisivi che ho visto non hanno fatto vedere una cosa invece molto Ce interessante, la dica. almeno io non l'ho vista, che mentre questa parte politica aveva avuto l'ordine di astenersi, sono astenuti, però dopo, al momento degli applausi, moltissimi mi hanno applaudito, anche quelli che si erano astenuti. Per cui io
Devo dire che mi sono voltata, c'è un unico attimo in cui si vede che io dico ma grazie e penso però contemporaneamente, ma allora scusa un attimo, se applaudite magari. Abbiamo letto che Mara Carfagna, per esempio, che fa parte del centrodestra, ha preso le distanze. Tanti no? hanno preso le distanze, ma l'ordine era quello. Senta, lei riceve 200 messaggi d'odio al giorno, che è una cosa davvero impressionante. Noi abbiamo deciso di farle una sorpresa. Fargli anche, è stata una scuola media di Milano, la Cavalieri. Vorrei farle vedere la sorpresa che le hanno preparato questi ragazzi. Abbiamo pensato, cari odiatori, voi le mandate 200 messaggi di odio e noi gliene mandiamo 200 d'amore, anzi 201, perché noi siamo di più, per cui glieli do tutti, sono tutti qua. Ma che bella, ma che meraviglia! Così, con l'amore si combatte. È bellissimo! Senta, Liliana, lei incontra migliaia di ragazze, appunto, l'abbiamo detto prima, nelle scuole. Qual è la cosa che le chiedono più spesso? Allora, ci sono delle cose fisse, devo dire, soprattutto con le scuole medie. Poi, ovviamente, nei licei, soprattutto i classici, o nell'università, le domande sono diverse. Ma la cosa che mi domandano sono due. Una è come ha fatto a resistere, e la seconda perché non è fuggita. E quando mi dicono c'era un piccolo problema, diciamo, quella perché non è fuggita, allora su come ho fatto a resistere io dico sempre che è il caso e che non mi hanno ammazzato e come mai non sono fuggita, quello invece fa sì che io cerchi affannosamente di spiegare che oltre il triplo filo spinato, oltre al fatto di essere rasati a zero, vestiti a righe, sebbene fossimo mai riusciti in qualche modo a essere delle tali eroi da riuscire a scavalcare il triplo filo spinato, ci saremmo trovati dove? Dove? Dove ci saremmo trovati? In una zona in cui vicini di casa, dei lager, non ce n'è uno che dopo la guerra abbia detto sì, abbiamo visto e non avevamo il coraggio, ma l'indifferenza è stata generale e la scelta l'hanno fatta pochi. E questo è una cosa che tendiamo a rimuovere, no? Perché giustamente anche lì abbiamo individuato i cattivi che erano cattivi, ma ci siamo dimenticati che i cattivi avevano intorno sì. un mondo che in qualche modo li sosteneva. Sì. Lei ha detto la parola indifferenza, siamo un programma di parole, io le vorrei proprio chiedere l'ultima parola di Liliana Segre, ecco, la parola che ci vuole regalare questa sera. Secondo me la parola che le voglio dire stasera è il contrario di quello di cui abbiamo parlato fino adesso ed è proprio, non solo perché la dico qui a lei, ma è proprio rivolta agli odiatori, empatia. Sapete, è una parola meravigliosa, secondo me non sanno neanche cosa significa. Glielo spieghi lei, perché secondo me è una parola troppo bella per riuscire a connettersi in maniera sentimentale con gli altri. Io mi sento di dire empatia in questo luogo in cui la parola è così importante. Grazie, grazie. Siamo empatici con Liliana Segre. Grazie davvero. E grazie di questo regalo. Grazie ai ragazzi e alle professoresse grazie, della scuola Cavalieri, perché, regalo. Lo ripeto, noi siamo di più, lo sappia, sempre. Liliana Segre. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Questo è bellissimo. Hai visto che è bello? Molto bello. Grazie. Grazie Liliana. Grazie.